Anna Laura Urrico, Stefano Bandecchi, ben trovato, Sara Menafra, Francesco Giubilei, i nostri ospiti, gli ospiti della prima ora. Beh, si radice, guardate i sondaggi e sul campione arriva un numero. Se quel numero è buono, allora si va sul no all'invio delle armi. Mi fa piacere che il collega Messina individui nel Movimento 5 Stelle la principale opposizione a questo governo, a differenza della Premier Meloni, perché di fatto il Movimento 5 Stelle è l'unico che orgogliosamente ha una posizione chiara. L'invio delle armi fino ad oggi non vi ha portato a nessun risultato. Non ci ha portato. Non esiste un tavolo di negoziato di pace. Non esiste un cessate il fuoco. Poi lei mi dovrebbe spiegare la differenza tra armi di difesa e armi di attacco. Le cessate il fuoco, se Putin non vuole il cessate il fuoco, con chi la discuti? Assolutamente niente. Tra l'altro, vada, conta a parlare con Putin. Il ministro Crosetto proprio ieri ha definitivamente chiarito che ormai questa guerra è una guerra di logoramento, una guerra nella quale l'Ucraina non ha assolutamente speranze di poter vincere per inferiorità numerica. E sempre lo stesso ministro Crosetto ha detto che bisogna adesso, cioè ce ne accorgiamo adesso, che bisogna rafforzare gli sforzi di pace. Allora, da Putin, la credibilità di questo governo si basa soltanto sulla forza che voi riconoscete alla lobby delle armi. D'altronde, in una legge di bilancio dove la coperta era corta per tutti, avete trovato 1,5 miliardi per il sistema di difesa. Quindi quando avete votato eravate a favore anche voi delle lobby? Quando noi abbiamo votato, ci siamo appellati all'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite che stabilisce la possibilità della legittima difesa per i paesi ora che vengono aggrediti. Ora non c'è più la legittima difesa. Quello era il momento in cui bisognava, in tutta coscienza, nonostante la complessità, nonostante le difficoltà, votare a favore. Ora non hanno più il diritto di difendersi. No, perché la guerra non è che non c'è il diritto di difendersi. Le armi non stanno portando a nulla, perché non è che la difesa ucraina sta riuscendo a limitare i bombardamenti che dal 29... Però voi noi lo stiamo spiegare. Dicendo da sempre. Bisogna rafforzare gli sforzi diplomatici. Ma rafforzare diplomatici. Con chi? Prendiamo Putin, lo leghiamo e lo mettiamo al tavolo? Ma innanzitutto esiste un consesso che è l'Unione Europea, che ha un rappresentante per la politica estera, che dovrebbe in qualche modo avere un ruolo nel fissare un tavolo delle trattative. Poi ci sono le Nazioni Unite, ma lei mi spieghi con le armi come facciamo a far sedere Putin? No, lei deve spiegarmi come fare sedere Putin. No, ma lei mi risponda. Ma non mi risponda lei. No, non mi risponda con le bombe come fa. Ma noi, mi risponda noi sappiamo con più di 4 milioni bombe, di profughi dall'Ucraina, 10.000 morti fino ad ora accertati dalle Nazioni Unite. Per far difendere l'Ucraina dalle bombe russe. Mi spieghi come lei sei morti al giorno che vengono certificati in Ucraina possono far sedere Putin? Francesca, ci fai sentire le parole che pronunciò il capo dello Stato. Ecco, parlare di pace, Francesco dice, ha detto il capo dello Stato a fine anno, insomma, non è buonismo, bisogna capire come si arriva a quella pace, come si arriverà. Prima o poi quella pace. Senza dubbio l'obiettivo deve essere una soluzione di carattere diplomatico, però c'è un tema che riguarda la nostra politica interna e conseguentemente anche quella che è la politica estera dell'Italia. Io ricordo, come ricorderanno tanti italiani, che nei giorni, nelle settimane prima delle elezioni dello scorso anno si parlava di un pericolo del centrodestra al governo che non avrebbe garantito la stabilità dell'Italia a livello internazionale, si parlava della destra putinista e quant'altro. Quando mi sembra che, e il voto di ieri lo conferma, che la posizione del centrodestra e la posizione del governo sia una posizione di garanzia. Una posizione di garanzia di un posizionamento dell'Italia, che è un posizionamento di carattere, se vogliamo, anche atlantista, e che è un posizionamento di serietà. Di contro abbiamo le opposizioni che sono in totale confusione. Lo ricordava prima l'onorevole Messina, come il Movimento 5 Stelle abbia cambiato idea, oggi sia sostanzialmente il partito che si propone. Avete cambiato idea fattivamente con i voti, ma l'abbiamo già parlato, però guardi, le do una buona notizia, c'è chi fa peggio di voi, perché c'è il partito, c'è chi fa anche peggio di voi, che è il Partito Democratico, perché mi lasci concludere, perché c'è il Partito Democratico, mentre voi avete prima votato a favore o per contro, c'è il Partito Democratico che fa ancora di meglio, perché ieri in modo kafkiano il Partito Democratico si è opposto, cioè astenuto sia sulla mozione che ha portato avanti il governo, quindi di contribuire all'invio delle armi, continuare a inviare le armi,
e dall'altro lato si è astenuto anche sulla mozione invece del Movimento 5 Stelle, con una posizione che è una posizione pilatesca sotto tutti i punti di vista. Quindi abbiamo, concludendo, da un lato una stabilità e una serietà che è garantita in politica estera dal governo, dall'altro lato abbiamo le posizioni in totale confusione. Andiamo all'abuso d'ufficio. Detto ciò, no, prima le devo dire prima un'altra cosa. Siccome non ho parlato della guerra, siccome io sono un diversamente pacifista, penso che dare le armi sia un elemento fondamentale per poter arrivare alla pace. La pace è una cosa obbligatoria, auspicabile, la vuole in questo momento tutto il mondo, Cina, Stati Uniti, noi italiani, Europa. L'Europa non conta nulla, quindi essendo l'Europa una nazione, mi faccia finire, che non conta niente, abbiamo necessità di fare purtroppo una guerra. Ma non vi accorgete che è fallimentare? Le armi, scusi, abbia fortuna già ancora che non muoiono i nostri soldati. Parli dopo che ho parlato io. È obbligatorio dargli delle sono armi, è obbligatorio dargli delle armi, perché solo così si potrà arrivare alla fine della guerra. Ma voi me, con la vostra pace potete solo essere presi a schiaffi. Sembra chiuso che sia l'argomento della guerra. Detto ciò, avanti, voglio sentire l'abuso d'ufficio. Signora va abbattuta, perfetto. Per no, però non dica, si rivolga con rispetto. Lei la dimostrazione palese che la pace si fa solo con le armi. Sindaco, mi risponde sull'abuso d'ufficio, se no vado avanti. Fondamentalmente perché sono una donna e penso perché sono anche una parlamentare. Una donna, scusi, c'è la parità di diritto. Glielo va a dire forse a qualche animale di cui va a caccia durante il suo tempo libero. Però il fatto che lei è una donna non mi interessa. Lei è una parlamentare, questo la dice lunga su chi è lei e su come lei si comporta anche nel suo ruolo da sindaco. Dopo 29 minuti io non ho parlato di una parola. Deve stare in silenzio. No, io non sto in silenzio. Soprattutto quando vengono utilizzati degli perché epiteti, è una degli aggettivi che non sono dignitosi né di un uomo né di un sindaco. Però lei deve stare in silenzio. Guardi, no, io non troppo. Sto in silenzio perché me lo dice lei. Per caso, lei deve smettere 5 di anni, offendere, guardi, si vergogni per aver detto 5 il termine anni, va a casa. Basta, basta, sindaco, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ne ho visti di parlamentare a cercare lavoro tutti i giorni. Andiamo avanti. Guardi che io andiamo avanti. Sono un'imprenditrice, quindi andiamo avanti. Brava, andiamo avanti. Imprenditrice, impari il silenzio. No, no, guardi, io sto in silenzio quando so allora, che il silenzio è utile. In questo parla caso sempre. Mi pare che posso non lo sia. In televisione, se no la signora andavamo a cena e allora parlavamo. Quando lei smette di offendere, io smetto di parlare. Non vorrei, la signora, guardi, io sono un uomo. Signora, siamo io sono un onorevole della Repubblica. Chiedo il diritto degli uomini a essere pari delle donne. Quindi se lei se volesse stare zitta, no, no, io non sto zitta finché lei continua così. Per quanto riguarda invece i sindaci e per quanto riguarda il conflitto, scusi... Abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio, è chiaro che i sindaci sono oggi in mano alla magistratura, non possono lavorare in maniera serena e in maniera libera. Faccio un esempio molto banale, io ho eletto un dirigente, articolo 10, e c'è subito un'indagine per andare a vedere perché l'ho eletto, c'è un incarico fiduciario, quindi se anche l'incarico fiduciario può essere indagato vuol dire che evidentemente l'abuso d'ufficio è uno strumento in mano alla magistratura da quando la politica si è venduta alla magistratura. Su Draghi vedremo cosa accadrà. Guardi, Draghi sicuramente è una personalità autorevole nel suo campo, è un tecnico autorevolissimo, sa anche altrettanto bene che noi abbiamo rotto, diciamo, quel governo perché Draghi da un punto di vista politico non intendeva dare alcun tipo di risposta a quella che era l'esigenza di un paese che si muove su un lavoro povero, un lavoro precario e su tutti gli altri temi che rispondono, diciamo, a quelle categorie che non hanno una voce, che sono più fragili e più deboli. Secondo me questo governo, il governo Meloni, che diciamo si è rivelato un governo molto draghiano sin da subito, il governo dell'austerity, in realtà non farà fatica a supportare un'eventuale nomina di Draghi come capo della Commissione europea. Io la vedo una nomina pericolosa perché appunto Draghi lo individuo come una struttura, come una persona molto austera che ha un tipo di imprinting anche su come i paesi possono fare deficit per rispondere ai problemi reali della gente. Mentre invece noi crediamo in un'Europa della solidarietà, in un'Europa che è quella che ha costruito il PNRR, che come sappiamo il Presidente del Consiglio Conte ha portato in Italia e che ad oggi è l'unica forma di investimento che abbiamo nel nostro paese. Quindi sicuramente siamo critici su una prospettiva di... Allora, cioè, Tommaso, certamente se io oggi fossi di religione ebraica e avessi avuto un parente bruciato ad Auschwitz, onestamente troverei sgradevole trovarmi una bottiglia davanti con l'effigie di Hitler. Questo quindi è chiaro e questo dovremmo pensare alle sensibilità di tutti noi. Onorevole.
D'accordissimo nel condannare assolutamente quello che è successo ad H. Laurenzia. Io non lo, come dire, declasserei a quattro deficienti, ma in realtà a un fenomeno che purtroppo è latente nel nostro paese, che dalle parole e dai dati dello stesso ministro Piantedosi e da quello che dice Liliana Segre, una senatrice che dovremmo, alla quale dovremmo sempre prestare la massima attenzione, nel nostro paese i fenomeni di antisemitismo, i fenomeni di accanimento razzista antisemita stanno aumentando, quindi sono delle situazioni che vanno condannate. A me sinceramente ha fatto molto specie che durante la prima della Scala all'urlo "Viva la Repubblica, viva l'Italia, antifascista, subito la Digos" abbia voluto prendere quel signore e identificarlo. Invece su H. Laurenzia si è creato prima il caso mediatico e poi il governo è intervenuto. Io mi auguro che la magistratura condanni per apologia del fascismo, perché se non è apologia del fascismo questo, sinceramente, io non so qual è la bussola da seguire nel nostro paese. Allora, facciamo onorevole Enrico, movimento? Movimento cosa? Beh, un commento su no, questo, commento sappiamo, perché mi insomma, sembra evidente che Salvini cerchi di conquistare un posto al sole e di controbilanciare ovviamente il potere. Il movimento in Sardegna siamo in una botte di ferro, abbiamo Alessandra Todde, che è una straordinaria candidata, già viceministro, insomma, nel Conte 2, nel governo Draghi, una persona in gambissima che è riuscita a cucire insieme al presidente Conte un'alleanza, e quindi per noi la campagna elettorale in realtà è già iniziata prima, diciamo, di Natale. Alessandra, ovviamente, le faccio un grandissimo in bocca al lupo e sono sicura che ci darà grandi soddisfazioni. Alessandra Todde, sindaco, io ringrazio tutti voi, ma siccome grazie, il sindaco Bandecchi è un galantuomo, chiede scusa all'onorevole Enrico quando ha detto stia zitta, stia zitta. No, perché ha cominciato a parlare per prima e non posso chiedere scusa. Chiedo la parità di diritti degli uomini nei confronti delle donne, dato che l'onorevole ha anche detto io sono una donna. Peccato, mi dispiace, peccato che il donna, termine abbattere no, lo abbia detto. Lei doveva il termine abbattere lo poteva evitare. No, non ricominciamo, io ho chiesto le scuse, adesso andiamo avanti. Sindaco, il termine sindaco, abbattere non ma mi è piaciuto. Scusa si chiede quando si sbaglia. Mi dispiace, mi dispiace, grazie a tutti. No, ma non sono grazie scuse, onorevole Messina, grazie al sindaco Bandecchi, grazie al sindaco Sara, grazie onorevole, no, grazie anche a lei. Siamo arrivati alle 8.56, giro di boa. E allora ci andiamo a vedere, Francesca, cosa? Sì, noi torniamo a parlare del caso Chiara Ferragni e indagare.